impedire l'accaparramento delle fonti d'acqua del sud Italia da parte di tre multinazionali e scongiurare che l'ente idrico campano, a pochi giorni dalle elezioni dei rappresentanti di distretto, continui il suo percorso di accentramento di potere annullando le funzioni decisionali dei sindaci. Tornano in piazza i comitati per l'acqua pubblica per non vanificare ulteriormente i dettami del referendum di 5 anni fa. Questa mattina, davanti alla sede della Regione Campania a Napoli, si è svolta una protesta con tanto di consegna di una provocatoria frittura di paranza per il governatore De Luca, che per promuovere il sì al referendum costituzionale consigliava di offrire fritture di pesce agli imprenditori del Salernitano. Questo è un dono che portiamo allo sceriffo di Salerno in cambio dell'acqua pubblica. Di qualcosa anche tu? Sì, perché in questi, di questi periodi le fritture di pesce vanno molto di moda e sono molto usate dal governatore. Dal nostro sceriffo di Salerno. Alla manifestazione che ha visto la firma di un esposto alla Commissione Antimafia, padre Alex Zanotelli e Maurizio Montalto del Comitato Acqua Pubblica. C'è un chiaro attacco alle fonti di tutto il centro-sud Italia. Le lobby si stanno impossessando degli acquedotti principali. Chi c'è dietro l'attacco alle fonti? Essenzialmente individuiamo Suez e Veolia, le due multinazionali francesi. Suez interviene attraverso Acea e ha già in mano l'acquedotto di Benevento, l'acqua nel Lazio, sta puntando all'acqua del Molise che è ricca d'acqua. Cosa vuol dire? Che l'acqua, il rubinetto principale, la fonte, è già nelle mani delle multinazionali. Oggi dobbiamo ricordarci che i politici, se vogliono governare, devono obbedire alle banche. Le banche hanno deciso che l'acqua sostituisce ormai il petrolio è finito, è sull'acqua dove vogliono guadagnare. Ecco perché la politica non può obbedire al referendum, non può obbedire al popolo ed ecco perché noi non possiamo assolutamente abbandonare questo impegno, è un impegno davvero per la vita.